Qui dove ci troviamo è la cattedrale di San Pietro, è praticamente il simbolo del potere, dello stato della chiesa. È una chiesa che è stata costruita su chiese antichissime e il suo aspetto attuale lo si deve a rifacimenti settecenteschi. Quello che rimane sono solo due leoni interni che in realtà erano collocati nella porta laterale e che davano sulla piazza maggiore e che adesso vengono utilizzati come acquesantiere. A parte brevi periodi, in realtà il potere sulla città è sempre stato governato dallo stato della chiesa, e anche quando si allentava il potere dello stato della chiesa subentravano delle lotte feroci tra le nobili famiglie bolognesi che impedivano praticamente ai cittadini bolognesi di riuscire a istituire un libero comune. Risale alla fine del 1300 l'episodio che determinerà da lì in avanti l'egemonia del papato sul governo della città. In quel periodo il papa dà mandato al cardinale spagnolo Egidio Albornoz di riconquistare i territori della chiesa che erano stati precedentemente perduti. L'Albornoz, in effetti, con un'intelligente politica sia militare che diplomatica, riconquisterà tutti i territori della Chiesa e anche Bologna verrà soggettata al papato. Grazie al cardinale Albornoz che viene costruito il Collegio di Spagna, questo enorme edificio che aveva lo scopo di ospitare gli studenti spagnoli che venivano a Bologna a studiare in quella che era diventata la più famosa università d'Europa. Un cavalier di Spagna cavalca per la via, dai piedi di una montagna, cantando per amor d'una fantina. Voltati in quadro bella donzellina, voltati un po' a me per cortesia, dolce speranza mia. Il Collegio di Spagna rappresenta un po' il simbolo del potere della Chiesa su Bologna. C'è un altro edificio invece che rappresenta la voglia di libertà e di indipendenza dei cittadini bolognesi. È l'alba del 7 giugno del 1390, quando i cittadini bolognesi si trovano ad assistere alla posa della prima pietra di quella che diventerà poi la chiesa di San Petronio. Chiesa voluta dal comune e dai cittadini proprio per contrastare la cattedrale di San Pietro e che sarà dedicata a San Petronio, il quale verrà, diciamo, preferito come patrono della città, San Pietro, che testimoniava appunto invece il potere temporale dei papi. Quello che qui vediamo è il Palazzo dei Notai, un edificio che è sorto alla fine del 300 ed è un palazzo importante perché è praticamente dello stesso periodo in cui comincia la scalata al potere della famiglia Bentivoglio. Scalata al potere che viene permessa grazie anche alla posizione di alcuni membri della famiglia, che erano appunto all'interno della Corporazione dei Notai, una delle quattro corporazioni considerate nobili. Dall'interno, diciamo, di questa corporazione era possibile passare all'interno dell'istituzione del Collegio dei Sedici. In pratica era il collegio che governava la città di Bologna, quindi riuscire a entrare in questo collegio poteva permettere alla famiglia che si sarebbe dimostrata più cinica, più spietata e più coraggiosa di riuscire a sbaragliare le altre famiglie prendendo il potere della città. Ed è proprio quello che fece Giovanni Bentivoglio, che alleandosi con il potente duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, riuscirà a dominare le altre famiglie. Giovanni però si accorgerà molto presto che questa alleanza poteva diventare un laccio che metteva in pericolo il suo potere, perché Gian Galeazzo in realtà mirava a impossessarsi del governo della città.
Giovanni allora decise di rompere l'alleanza con i milanesi e allearsi con i fiorentini, commettendo un errore mortale. Gian Galeazzo, infuriato per il voltafaccia del Bentivoglio, attaccherà Bologna e gli alleati fiorentini, nella battaglia di Casalecchio sbaragliando gli avversari e imprigionando Giovanni che, si disse, si difese come un leone prima di essere catturato. Dopo la battaglia, il corpo di Giovanni denudato giaceva penzolante davanti all'altare della chiesa di San Giacomo. Nel 1420 Antonio Galeazzo ritorna ad avere delle ambizioni di potere sulla città. Dovrà contrastare la famiglia dei Canettoli, sempre i nemici di sempre, e una volta sbaragliati riuscirà a diventare signore di Bologna. Questo colpo di mano però non piacerà al Papa Martino V, il quale imporrà ad Antonio Galeazzo di allontanarsi dalla città e abbandonare quindi Bologna. Antonio Galeazzo ubbidirà e con il figlio Annibale si allontanerà e comincerà a peregrinare per i vari stati italiani, offrendo, diciamo, il suo operato come capitano di Ventura. Nel 1435 però un nuovo capovolgimento di fronte, perché Antonio Galeazzo viene richiamato dal nuovo Papa a Bologna per cercare di calmare quelli che erano i vari conflitti tra le famiglie bolognesi. Il ritorno di Antonio Galeazzo in città sarà talmente trionfale, sarà festeggiato così tanto dalla popolazione, che proprio questo successo metterà in pericolo la sua vita. In effetti il Papa, impaurito di questo grande successo e quindi col pericolo di perdere di nuovo il potere della città, lascerà che il suo legato a Bologna uccida Antonio Galeazzo sulle scale del Palazzo Comunale. Anton Galeazzo verrà sepolto dal figlio Annibale nella chiesa di San Giacomo, all'interno di uno splendido sarcofago di Niccolò dell'Arca. Un terzo tentativo per salire al potere sarà compiuto dal figlio di Antonio Galeazzo, Annibale, che dovrà lottare questa volta contro la famiglia Foscherari. Annibale, con i suoi sostenitori, riuscirà ad uccidere l'anziano dei Foscherari e a proclamarsi signore della città. La sua signoria però durerà pochi anni, perché fu attirato in un tranello tesogli dalla famiglia Ghislieri e Canettoli. La famiglia Ghislieri e Canettoli, che erano acerrimi nemici dei Bentivoglio, cercavano appunto di impossessarsi del potere. In pratica chiesero ad Annibale di essere il padrino di un figlio dei Ghislieri. Durante i festeggiamenti, Bettozzo Canettoli assalì a tradimento Annibale e lo uccise. Questo provocò una ribellione della popolazione e una distruzione totale dei caseggiati della famiglia Ghislieri, caseggiati che si trovavano qui dove adesso invece sorge la chiesa dei Santi Gregorio e Sisto. Pochi anni dopo,
Francesco Ghislieri, verrà catturato e verrà impiccato proprio qui dove esistevano i suoi caseggiati. Quello che è rimasto di tutte queste proprietà è solo una torre, la Torre Ghislieri, che verrà poi inglobata nella costruzione della chiesa appunto di Santi Gregorio e Sisto. Sempre nella chiesa di San Giacomo, che diventerà la chiesa di famiglia, vi è il monumento funebre di Annibale, poco distante dalla tomba del padre, Anton Galeazzo. Canettoli, dopo l'assassinio, non riusciranno però a spodestare i Bentivoglio, perché i Marescotti, fedeli alleati della famiglia, interverranno in forze e con l'aiuto del popolo fermeranno il tentativo dei Canettoli, uccidendone buona parte o esiliandoli. Questa vittoria, seppur parziale, dei Bentivoglio sembrava però inutile, perché nessuno della famiglia aveva più il coraggio di sostituire Annibale nel governo della città, dopo tutta quella serie di eventi tragici che aveva funestato la famiglia. In questo caso l'evento abbastanza incredibile che succede è che viene trovato vicino a Firenze un lontano parente dei Bentivoglio. Il ragazzo, che si chiama Sante, non avrebbe mai saputo, fino a quel momento, che suo padre, Agnolo da Cascese, non sarebbe il suo vero padre. La notizia sconvolge il giovane Sante, che appunto è sorpreso e anche indignato, mentre a Bologna i Bentivoglio hanno una manifestazione di gioia. Un sospetto che sorge è che dietro questo ritrovamento di Sante vi sia la politica astuta di Cosimo I de' Medici, che avrebbe potuto organizzare un piano per mettere a Bologna un uomo di sua fiducia. Questa ipotesi potrebbe essere anche avvalorata da un affresco del Vasari che raffigura Sante al cospetto di Cosimo I de' Medici, che lo consiglia di accettare la signoria di Bologna. Sante arriva a Bologna nel 1445 e si rivelerà un politico saggio e prudente, barcamenandosi fra le insidie interne e quelle esterne. Più travagliata invece sarà la sua vita privata. Zefiro spira il bel tempo, rivena, amor promette gaudio agli animali, l'ampia campagna dei bei fiori è piena, ogni cor si prepara ai dolci stali. Questo palazzo che vediamo è stato edificato da Niccolò Sanuti, il quale era il marito di Nicolosa Sanuti, una donna bellissima e di cui si invaghì profondamente Sante Bentivoglio. A discapito di questo grande amore, Sante, nel 1454, sposerà invece Ginevra Sforza, una giovane quattordicenne che è anche parente dei potenti Sforza di Milano. Questo matrimonio è stato sicuramente dettato dalle ragioni di Stato. Questa volta è Milano che vuole legarsi a Bologna, considerandolo un importante alleato. Nicolosa è amareggiata, si sente tradita, invierà una lettera a Sante dove minaccerà di suicidarsi. Sante allora risponderà preoccupato e le spiegherà che anche se si dovrà sposare, nulla cambierà nel loro rapporto. Nicolosa si convince e desiste dal suo proposito di suicidio. Il matrimonio tra il maturo Sante, trentenne, e la giovane Ginevra, quattordicenne,
sembra procedere senza troppa passione, anche se dall'unione nascono due figli. Il maschio, Ercole, viene a 4 anni, subito allontanato dalla madre, e inviato a Firenze per essere allevato alla corte dei Medici. Gli avvenimenti successivi sembrano far sospettare un complotto ai danni di Sante, prima usato dai Bentivoglio per proteggere Giovanni e poi scaricato quando Giovanni diventerà adulto. Nel 1463 Giovanni compie 21 anni, all'età giusta per salire al potere, e proprio in quell'anno Sante muore. Anche il comportamento della moglie, Ginevra Sforza, dopo la morte di Sante, risulta sospetto. Ginevra arrivò a Bologna, che era ancora una ragazzina. Aveva 14 anni quando sposò il maturo Sante, trentenne. Si trovò a passare la sua giovinezza con il figlio adottivo di Sante, il giovane Giovanni, anche lui coetaneo. Quando Sante muore, subito dopo, Ginevra sposerà il figlio adottivo Giovanni e si può sospettare che fra i due esistesse già una relazione segreta che risalisse a molto tempo prima. Ginevra sicuramente si rivelerà una donna astuta, calcolatrice e ambiziosa, e avrà anche un'influenza nefasta sul marito, prevaricando in qualche caso anche la sua autorità. La cattedrale di San Pietro simboleggia anche la lunga lotta di potere tra lo Stato della Chiesa e Giovanni Bentivoglio. Giovanni Bentivoglio che, lungo i suoi 40 anni di signoria della città, dovrà affrontare vari papi. Il primo che dovrà affrontare sarà Papa Sisto IV della Rovere, un papa che diventerà famoso per il suo nepotismo. In effetti cercherà sempre di agevolare la carriera politica ed ecclesiastica dei suoi numerosi e voraci nipoti. In pratica voleva impossessarsi della Romagna per riuscire a creare uno stato per il nipote Girolamo Riario. E questo era un pericolo costante per la città di Bologna, perché in realtà il Papa avrebbe potuto anche cercare di impossessarsi della città. Questo pericolo scemerà solo quando il Papa Sisto IV della Rovere morirà, e quindi anche i progetti espansionistici del nipote Girolamo Riario saranno ridimensionati. Vi è un emblematico quadro di Melozzo da Forlì che ritrae il Papa attorniato dai suoi numerosi nipoti. Sulla sinistra si nota, preziosamente vestito in blu, il nipote Girolamo Riario. Il suo sguardo è altezzoso e sembra proprio lasciare trasparire il suo carattere estremamente ambizioso. In piedi, davanti al Papa, vediamo un altro nipote, il cardinale Giuliano della Rovere, quello che diventerà poi il Papa Giulio II. Il suo sguardo è duro, bellicoso, e sembra proprio fare presagire quello che sarà il carattere del futuro Papa Giulio II, soprannominato il Papa Guerriero. Appena conclusa la lotta con il Papa Sisto IV e quindi dopo aver eliminato il pericolo di Girolamo Riario, subito si prefigura un nuovo pericolo per Giovanni. Questa volta l'attacco al suo potere proviene dalla famiglia dei Malvezzi. Nel 1488 organizzano in gran segreto una congiura per uccidere Giovanni e tutta la famiglia. In questo caso la congiura fu organizzata in modo molto maldestro e scoperta facilmente. Tutti i Malvezzi furono uccisi ed esiliati, i loro ingenti beni confiscati dai Bentivoglio. Una vera disfatta per i Malvezzi. Da quel momento il carattere di Giovanni cambierà. Diventerà sospettoso di tutti, girerà sempre con una scorta armata e diventerà sempre più diffidente e impaurito. È del 1488, proprio dopo la congiura dei Malvezzi, la Pala Bentivoglio, dipinto da Lorenzo Costa, che rappresenta un ringraziamento dei Bentivoglio per la Madonna che li ha salvati dalla congiura. Nella pala si riconosce uno spaventato e stralunato Giovanni, e invece si vede un'indomita e determinata Ginevra,
che ha uno sguardo forte, deciso, rappresenta molto bene il carattere di Ginevra. Intorno ai genitori sono raccolte le figlie a sinistra e i figli a destra, tra cui si riconosce il piccolo Hermes, un giovinetto con un bel viso paffutello. Sembra difficile immaginare che pochi anni dopo questo bambino diventerà uno dei terribili massacratori della famiglia Mariscotti. Hermes, da adulto, verrà descritto come crudele e sadico. Dopo la lotta contro Sisto IV e la congiura dei Malvezzi, ecco che Giovanni deve affrontare il pericolo di Cesare Borgia, detto il Valentino, che era il figlio del Papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia. Questo Papa diventerà famoso perché la sua politica andrà oltre quella che era fino ad allora chiamata nepotismo. Infatti, oltre a favorire tutta la famiglia, cercò addirittura di farle avere una posizione egemonica. Arriverà addirittura a utilizzare i soldi della Chiesa per pagare un esercito al comando del figlio che doveva espandere il suo potere su tutta la Romagna. Quello che preoccupa Giovanni è proprio questa politica espansionistica del Papa e del figlio, il Duca Valentino, che vuole conquistare i territori della Romagna, ma che poi in effetti tenterà di puntare anche su Bologna. Anche in questo caso, Bologna e Bentivoglio si salveranno solo con la morte del Papa, avvenuta nel 1503. Il Papa Borgia muore e quindi anche la politica espansionistica del figlio Cesare viene a essere neutralizzata, non più sostenuta dal potente Papa. In questi anni gli eventi sembrano proprio accanirsi contro la famiglia Bentivoglio. Infatti, nel 1501, un altro episodio che porterà poi alla catastrofe della famiglia. In quell'anno si scopre un'altra congiura, questa volta è la famiglia Marescotti, che fino allora invece era sempre stata alleata dei Bentivoglio. La rappresaglia contro i Marescotti sarà tremenda, violentissima e insensata. La moglie di Giovanni, Ginevra, istiga i figli a una rappresaglia violenta e feroce contro i Marescotti. I due figli Hermes e Annibale, armati, trucideranno i membri della famiglia Marescotti e i loro sostenitori in una carneficina che vedrà quasi 300 bolognesi uccisi. Si narra che le porte della città furono chiuse e i sostenitori dei Marescotti inseguiti per le vie della città fino a essere trucidati. Giovanni sembra fosse all'oscuro della decisione presa dalla moglie e sarà molto contrariato perché capirà che quella carneficina insulsa e inusitata avrebbe portato all'odio dei bolognesi nei confronti della famiglia. Come se non bastasse, anche dal 1502 al 1505 ci saranno gravi calamità naturali che colpiranno Bologna. Si inizia con una grave carestia a cui nel 1504 segue un tremendo terremoto che causerà danni e morti. Anche il palazzo Bentivoglio sarà gravemente danneggiato da questo terremoto. Infine, nel 1505, anche la peste colpirà la città. Sembrava davvero che il cielo avesse voluto colpire Bologna e Bentivoglio per i suoi peccati. Ginevra e Giovanni diventeranno sempre più superstiziosi. Era usuale in quei tempi che venissero interpellati degli astrologi per fare degli oroscopi riguardanti la famiglia e la città di Bologna. In questo caso, quando Giovanni interpellò un astrologo e gli fu predetto una disgrazia per la famiglia, questi si vendicò condannando a morte l'astrologo. Che la superstizione facesse parte di quella mentalità in quell'epoca è testimoniata anche dal fatto che addirittura l'Università di Bologna aveva una cattedra in astrologia.
quel tempo la superstizione aveva una grossa influenza sulla popolazione bolognese e anche su Ginevra Sforza, la quale era amica di Gentile Budrioli, quella che poi diventerà famosa come la strega enormissima di Bologna, che abitava qui dove vediamo il torresotto di Via Porta Nuova. Gentile Budrioli venne inquisita come strega e processata. Nella perquisizione della sua casa, appunto, il torresotto di Via Porta Nuova, verranno ritrovate ossa sottratte ai cimiteri, simboli sacri profanati e addirittura 72 prove di congiunzione carnale con il demonio. Per la povera donna non ci fu scampo. Dopo le torture venne bruciata sulla pubblica piazza davanti alla chiesa di San Domenico nel 1498. Ginevra Sforza, che come abbiamo visto era amica della Budrioli, non volle o non poté intervenire, o perché il potere dei Bentivoglio stava scemando in quel periodo, o forse più probabilmente perché non voleva essere implicata anche lei in un processo di stregoneria. Si sa comunque che Ginevra pianse l'infelice morte dell'amica. Se a quel tempo l'astrologia era praticata quasi a livello istituzionale, questa non si contrapponeva ancora alle pratiche religiose estremamente importanti e seguite. Dopo il terremoto del 1505, il palazzo Bentivoglio verrà danneggiato e Giovanni sarà l'unico che rimarrà ad abitarvi, mentre invece Ginevra Sforza, impaurita, si rifugierà nel convento di clausura del Corpus Domini, convento che era stato fondato qualche anno prima dalla badessa Caterina De Vigri, grande amica di Ginevra. Caterina De Vigri è un personaggio importantissimo per Bologna. Infatti, dopo la sua morte sarà santificata e diventerà la Santa di Bologna. Sembra che dopo la sua morte il corpo della Santa non sia andato incontro alla decomposizione, e questo fatto miracoloso è ancora constatabile visitando il convento del Corpus Domini, dove il corpo incorrotto della Santa è conservato in una bacheca, visitato e venerato dai fedeli. Se il Papa Borgia era stato un pericolo per Bologna e per i Bentivoglio, pericolo ancora maggiore sarà rappresentato dal Papa Giulio II della Rovere, detto il Papa Guerriero. Salito al soglio pontificio nel 1503, era assolutamente deciso a riportare il governo di Bologna sotto la sovranità assoluta della Chiesa. Nel 1506, l'episodio decisivo, il Papa decide di cingere d'assedio Bologna e con un esercito armato obbliga i Bentivoglio a lasciare la città. L'unica concessione che il Papa concederà è quella di lasciare fuggire la famiglia nottetempo per potersi rifugiare in altre città. Mentre Giovanni fuggirà a Milano, Ginevra, che dimostrerà ancora una volta il suo carattere indomito, rimarrà a Bologna chiedendo insistentemente di parlare con il Papa. Il Papa si rifiuterà categoricamente di incontrare Ginevra, alla quale non rimarrà che l'unica possibilità di rifugiarsi a Parma. Anche in questo caso andrà contro il volere del Papa, che gli aveva intimato di allontanarsi da Bologna di almeno 100 km. Questo gli procurerà la scomunica del Papa e morirà pochi anni dopo abbandonata da tutti. Una lettera di Giovanni, scritta da Milano e indirizzata alla moglie, è indicativa per capire il loro rapporto durato 40 anni. Ginevra viene accusata di tutte le sciagure della famiglia per colpa dei suoi smodati appetiti, delle sue folli scelte e per aver seguito l'impulso delle sue passioni. Dopo la fuga dei Bentivoglio, i bolognesi ormai li odiavano profondamente e assalirono il loro palazzo, saccheggiandolo e distruggendolo completamente, in modo che fosse cancellato il ricordo della famiglia e che non vi fosse più la possibilità che questa potesse ritornare.
era collocato dove oggi sorge il Teatro Comunale. Di questo magnifico palazzo, che era considerato il più bello e più prezioso d'Italia, rimarranno solo macerie. E in questo luogo rimane, a testimonianza dello sfascio, solo il giardino dietro il teatro, chiamato appunto del Guasto.